oggi è venerdì e niente, uno venerdì veramente speciale, ricco di emozioni che vivremo insieme, emozioni di vita vissute perché l'ospite di questa sera praticamente ci trasmetterà tantissime emozioni, le emozioni, quelle che noi vogliamo trasmettere a voi, le più belle emozioni, quelle che durante il weekend poi vi devono rimanere nella mente. Ecco, andiamo subito con andare a sbirciare un attimino il video che abbiamo già presentato. Diciamo durante la sigla, e lo rivedremo prima di presentare il nostro ospite gradito. Eh sì, dei momenti emozionanti. Eh sì, perché stasera il protagonista di questa serata sarà anche il pallone. Eh sì, questo è il pallone della nostra generazione. Ecco, chi è che non si ricorda del pallone? Chi è che non ha un ricordo bellissimo del pallone quando giocavamo, a prescindere dal colore, se fosse stato di cuoio, se fosse stato di plastica, a prescindere da tutto questo, chi è che non ha tirato due calci di un pallone che quando tirava il vento andava dove voleva? Ecco, noi che ci ispiravamo ai nostri idoli, Ollie e Benji, il Berger di Mimì, Mile e Shiro, sono stati loro i nostri campioni di quando eravamo piccolini, loro che ci spingevano praticamente ad uno sport. Noi sappiamo che praticamente Brunella Smile Forever My Life è un progetto di benessere dedicato al benessere e allo sport. E proprio questa sera parleremo, oltre che di emozioni, di benessere, di sport, di emozioni, di vita vissuta. Ma andiamo subito con il presentare il nostro ospite. Eccolo qui, 3, 2, 1, via. Marco Zollo, attore, benvenuto in Salve amici! My Life. Buonasera, grazie di aver accettato l'invito. Grazie, grazie Brunella, grazie. Ecco, questa sera abbiamo detto che ci farai vivere delle emozioni bellissime perché si parlerà, oltre di Marco Zollo, del ruolo che interpreta come attore, della vita, di come è nata questa passione per il cinema, giusto? Giusto, sì. Allora, Ecco. la mia passione del cinema è nata tramite mio padre, che era anche lui artista, pugile, e da lui sono stato ispirato di fare anche io l'attore. Poi ho avuto questa storia molto particolare della mia vita, e che grandi patologie che ho avuto, che ho fatto la mia rinascita. Che c'è stato l'attore Patrizio Rispo all'interno, che è stata distribuita sulla Pictures di YouTube, che hanno più di 54.000 iscritti. E chi se la vuole andare a vedere, se la va a vedere. E che dire, parla di una storia molto toccante, che è una vita vissuta con dolori e sofferenze, che sono nato completamente con senza reni, a 12 anni. Mio padre se n'è accorto che non avevo i reni e poi da lì è nata tutta una situazione che ho dovuto mangiare protetico, poi per un anno, poi dialisi, un giorno sì, un giorno no, e da là poi mi sono ispirato con questo pallone che poi verrà fatto questo film della mia vita. Questo Brunella. Sì, è difficile raccontare quando si parla della propria vita vissuta perché sono cose che hanno segnato Mi e hanno insegnato nello stesso tempo.
mi hanno segnato molto, però sono diventato con un carattere più forte. È difficile che mi mettano i piedi in testa perché per colpa di queste cose che ho avuto mi hanno segnato moltissimo, mi hanno segnato. Che dire, a 12 anni ero un bambino che vi dico questo, che non sapevo nemmeno che cos'era un orologio, non sapevo, un cervello non ce l'avevo, perché quando nasci con senza reni non sai che cos'è il tavolo, non sai nulla, un cervello non ce l'hai, perché quando non c'è una funzionalità del rene è tutto, c'è tutto uno scompenso all'interno del corpo. Io ero proprio bassissimo, bianco bianco come un marziano, perché logicamente nascere con senza reni non si può. Sono un miracolo all'impiedi, tutti i medici hanno detto vicino a mio padre che era una cosa proprio impossibile vivere per 12 anni. Posso capire 12 mesi, 6 mesi, ma 12 anni di vita. Prima non c'era tanta di quella tecnologia e io non ho vergogna di dirlo, mi urinavo sempre addosso. Mattina, pomeriggio, notte, cioè, avevo sempre febbre alta, perché il motivo era che non avevo problemi. Ecco, e quindi queste cose, diciamo, ti hanno portato veramente a vivere una vita e a non poter seguire passo passo negli anni come fa ogni bambino, diciamo, ogni bambino percorre un anno, va a scuola, pratica sport, fa degli hobby per poi voler raggiungere degli obiettivi. Ma come dicevamo prima della diretta, nella prediretta, dove ho avuto modo anche di parlare di me, sono cose che hanno segnato anche me e che quindi posso capirti che la salute ti segna perché poi vuoi fare determinate cose come gli altri bambini, ma Non le vuoi non fare. puoi farle, quindi No. ti senti penalizzato Sì. in un certo senso perché capisci la situazione, ma non capisci la malattia perché sei piccolino e non Guarda. sai per quale motivo tu non puoi fare delle cose come le fanno gli altri bambini. Quindi lì Bravissimo. entra in gioco anche il discorso dei genitori, di quello che hanno potuto fare per te, per starti vicino, per incoraggiarti, Sì. ecco, per non farti sentire un attimino, diciamo, diverso, ma cioè dagli altri, ecco, questo. Io purtroppo mi sentivo diverso dagli altri perché quando andavo a scuola avevo la professoressa di sostegno, babbettavo, non stavo bene, un cervello come ti dico non ce l'avevo, non sapevo che cos'era A, B e C, non sapevo nulla, in classe stavo così a vuoto, stavo sul banco e anzi mi addormentavo anche, le professoresse non dicevano niente perché non stavo bene purtroppo, però mi facevano stare in classe giusto per cercare di farmi tenere presente mentalmente. Ho vissuto proprio, diciamo, a livello non da essere umano, che se mi vado a ricordare tutto ciò mi viene ancora la pelle d'oca. Che non E so, ti oggi capisco. a 35 anni, non so nemmeno come ho fatto a vivere, perché ero un morto all'impiedi, diciamo, su tutti i punti di vista. Sì, perché ti vedi che adesso è come se oggi stai vivendo, nel senso in questo anno, che da quando hai cominciato a vivere e a capire pure che non deve essere, le condizioni di salute non devono bloccare comunque le passioni e gli obiettivi che una persona vuole, dei sogni da realizzare. Cioè, hai capito? Perché Bravo. fino a quando, ecco, ci sono delle persone cioè parlo in generale, ecco, ci sono delle persone che ostacolano gli obiettivi di un'altra persona, ok, tu ce l'hai con chi prendertela, ma quando c'è un problema di salute che ci nasce, là non puoi prendertela con nessuno, là devi solo avere forza, coraggio ad andare avanti. Sei piccolo, ci sono i genitori, le persone che ti vogliono bene a incoraggiarti, ma quando sei grande, quella forza te la devi far venire da dentro di te perché non ci sono sempre i genitori dietro le spalle, ecco. Devi anche maturare. Quindi questo è anche un messaggio che noi diamo di benessere a tutte le persone che vogliono, anche se in tarda età,
emergere in qualsiasi lavoro, possono farlo perché devono comunque realizzare tutto nella vita, anche se ci sono problemi di salute, dobbiamo pensare sempre a chi sta peggio di noi per Sì, darci giusto. forza, Sì, giusto. giusto? Io mi devo rendere fortunato perché Dio mi ha baciato, diciamo. Ecco, Sì. sì, è vero, non ti preoccupare perché Dio è sempre presente, in tutte le persone che credono che ci sia, perché, io se credo che ci sia una vita migliore, io ci devo credere realmente perché ci sarà. Tu da piccola avresti mai pensato di essere un attore? No, però no, non potevo mai immaginare, perché alle condizioni che stavo io, che babbettavo e mi mangiavo le parole, ero ritardato mentalmente, non ho vergogna di dirlo, non ho vergogna di dirlo perché mo lo sto dicendo qui, poi a breve Brunello sarà una bella sorpresa per tutti che starò come ospite su Rai 1 a raccontare tutta la mia storia. Allora io non ho... Bellissimo. Non dico quanto, però poi farò i post su Facebook. Chi mi vuole seguire saprà che starò come ospite su Rai 1, la prima rete, e racconterò ogni minimo dettaglio della mia vita. E Anzi, noi saremo lì a guardarti. per colpa della malattia, quando andavo a scuola, questo lo posso raccontare, questo evento, purtroppo vedevo le illucinazioni, Le vedevo... allucinazioni avevi. Padre che non avevo il rene e vedevo queste cose e purtroppo stava accadendo che io mi stavo buttando dalla finestra dal quinto piano che mi avevano chiamato e io poi all'improvviso sulle scale vedevo un pallone invisibile sopra Super Santos che palleggiava. Quello allora mi fa capire che avevo visto anche il mio futuro, perché poi manca fra posti nel futuro dopo ho avuto la passione come diciamo con il pallone. E per questo sto facendo questo film. Quindi non era praticamente un'allucinazione, hai avuto una previsione del futuro, dai, diciamo Sì. così. Però quell'altre forme che vedevo non erano forme buone. Mi Vabbè, volevano. lasciamo stare, lasciamo stare. Noi dobbiamo essere sempre positivi con la nostra mente, dobbiamo essere sempre ottimisti, Bravo. perché tu devi capire una cosa, che noi siamo capaci di dare Perché energia ai nostri sogni. Quindi se tu pensi positivo, avrai modo. brava, nel mio piccolo ho sconfitto il male. Il male io l'ho sconfitto. Io mi sento che ho sconfitto il male e ho vinto contro il male. Eh sì, e questo deve dar forza praticamente a tutte le persone di credere, di migliorare, perché si può migliorare se lo si vuole e si deve credere che in un futuro migliore, perché come dicevo, noi diamo forza ai nostri pensieri. Pensiamo le cose belle, arrivano le cose belle. Pensiamo le cose brutte, arrivano le cose brutte, le allucinazioni, gli incubi e cosa varia. E no, invece, come abbiamo fatto in questa pandemia, che non abbiamo perso la forza e l'ottimismo, anzi abbiamo realizzato tanti progetti e coinvolto tante persone, dobbiamo sempre continuare a fare. Giusto, giustissimo. Perfetto, Marco, io so che tu sei proprio di Napoli. Napoli, 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 sì. Anche Sto proprio in dubbio perché io amo Napoli. io, anche io, anche io. E tu sai che praticamente in questo progetto My Life che io ho ideato proprio in questa pandemia, parlo sempre di Napoli, perché Napoli è conosciuta in tutto il mondo per le emozioni belle che ha regalato a tutti. E tu che adesso sei proprio di Napoli, ci racconterai un po', hai vissuto sempre a Napoli, penso ai vicoletti di Napoli, lo stadio, Maradona, sai quante emozioni ci sono da raccontare. Sì, è vero, è vero. Io ho vissuto molto Napoli, conosco bene Napoli, sì.
Mi conoscono tutti qui a Napoli, mi rispettano tutti. Era conosciuto molto mio padre che faceva la boxe a Napoli. Mio padre, quando era piccolo, è nato proprio, mio padre è nato proprio nei quartieri sanitari, il quartiere Sanità. C'aveva una casa lì con i parenti, con i cugini. Era un pugile che comunque si allenava lì. E poi grazie a lui ho avuto anche io questa passione di Napoli, che mi diceva: Marco, Napoli è bellissima, se la sai vivere Napoli, Napoli è una città bellissima. Io sono nato ad Avellino, mio padre è nato a Napoli, trasferito a Avellino. Poi quando è morto mio padre, da quando sono fidanzato, mi sono trasferito qui a Napoli. Però conosco bene Napoli, tutti i vicoli di Napoli li conosco bene. Tuo padre ti portava a mangiare la pizza nei vicoletti di Napoli, dove praticamente? La pizza napoletana, pizze fritte napoletane sono buonissime, proprio buonissime. Mi sono fatto una mangiata anche con mio padre, ma sono il top. Ecco, vabbè, tu stai parlando oltre la regina Margherita, tu stai parlando della pizza fritta, quella che si mangia dietro alle mura, quella con la ricotta. Bravissima, bravissima. Io la vado a mangiare sempre lì. Beh, Sì. proprio, eh sì, vabbè, oramai lì dove, cioè, praticamente Napoli non c'è un vicoletto che praticamente ricorda delle bellissime emozioni. Ma andiamo con il parlare di questo film che per te è praticamente una gratificazione immensa e io lo divulgherò sempre questo film perché merita di essere divulgato oltre di pubblicità, ma per la storia di vita vissuta, perché sono delle storie realmente vissute che possono suscitare negli spettatori veramente delle emozioni fino ad arrivare al cuore. Parliamo un attimino di questo film. Allora, questo era film, è diventato adesso a cortometraggio per vari problemi. È un cortometraggio di 18 minuti con la mia regia e la regia di Alfredo Quintiero, che lo saluto e che adesso non sta tanto bene di salute. Abbiamo dovuto sospendere tutto il film, e però tutto il materiale che abbiamo fatto viene trasformato in cortometraggio e viene chiamata Marco e la sua rivincita. Era a film Marco e il suo pallone, non sarà più Marco e il suo pallone, sarà Marco e la sua rivincita. Poi in futuro viene fatto per bene sistemato Marco e il suo pallone in futuro. Adesso abbiamo fatto questa regia così, che è andata bene, mo viene anche montato settimana prossima, e poi sarà distribuito sempre sulla Pictures, dove è stato distribuito La mia rinascita. Questo è simile alla mia rinascita, che il ruolo di mio padre l'ha fatto il carissimo Giuseppe Cascella. E Lo parte. salutiamo perché è stato anche nostro ospite. Ciao Giuseppe, ritorna presto, simpaticissimo. Salutiamo. Che dire, una storia molto, comunque molto toccante, che parla di questo pallone, che io mi diverto a giocare con il pallone, con gli amici, e Giuseppe, il ruolo di mio padre, che è preoccupato che io ho delle malattie croniche, e poi mio padre nella realtà che è morto, poi Giuseppe muore nel cortometraggio che abbiamo fatto, una piccola storia, quella vissuta nella vita. Che purtroppo le cose sono andate un po' storte, doveva essere a film di 1 ora e mezza, e invece poi viene trasformato in cortometraggio. Poi in futuro faremo un vero e proprio film. Per adesso ra viene raccontato in questo modo, diciamo, in 18 minuti. 18 minuti. A chi ti ispiri? Chi è stato? Noi sappiamo che da piccoli ci ispiriamo a qualcuno per somigliare anche e apprendere da un maestro, ecco, magari ognuno ha le sue preferenze. E chi è che ti ha ispirato a fare cinema? Nel cinema mi ha ispirato molto mio padre. Eravamo unica persona, io e mio padre. Eravamo unica persona, che lui mi ha ispirato tantissimo
Anzi, io caricavo molto a lui quanto faceva, diciamo, l'attore e faceva il cabaret. E lui mi caricava molto e mi diceva: Marco, quando avrai risolto i tuoi problemi fisici, non ti preoccupare, figlio mio, tu quando sarà il momento, camminerai con me. Poi purtroppo poi lui è venuto a mancare e poi è Come si restato. chiamava tuo padre? E come si chiamava? Si chiamava Carmine Zollo, era molto conosciuto. Carmine Zollo. Sì. E quindi ti è stato molto a fianco, ti ha incoraggiato e quindi oggi i tuoi successi sono dedicati anche a lui, soprattutto a lui. Soprattutto a lui che tutto quello che sto costruendo lo sto facendo soprattutto per lui. Bravo. Bravo, orgoglioso proprio, sicuramente ne sarà dall'alto. Come ti ho detto all'inizio, non mi faccio passare la mosca sul naso da nessuno. Chi vuole stare con Marco resta con Marco, chi non vuole stare con Marco resta fuori, perché io cammino sulla mia strada, sui miei principi e sulla mia strada per continuare a portare il mio progetto, diciamo. È così che si fa. Sai perché? Perché nella vita noi dobbiamo essere sempre come degli alberi, Giusto. dove dobbiamo avere dei rami che devono sempre fortificare e crescere. Ecco, non possiamo avere dei rami secchi, dei rami non si possono avere perché poi con il tempo vanno a cadere. Quindi nella vita ci dobbiamo circondare di persone come noi che condividono la nostra stessa gioia, il nostro entusiasmo per stare in armonia, con rispetto ed educazione. Noi non dobbiamo mai avere. Soprattutto rispetto e tanta educazione e rispetto anche sulla storia mia che sto raccontando, che se no, non, diciamo, non lo fanno con il cuore, lo fanno giusto per farlo, è inutile che ci aiutano. Ti trovi, Brunella? Certo che mi trovo, ma certo, perché io ti dico una cosa, io che ne ho vissute tante e quindi un giorno scriverò un libro, ma farò anche un film, ma andrò pure in televisione, racconterò la mia storia, cioè io già sui giornali ci sono, ma racconto quel poco, poi dovrò raccontare tantissime cose della mia esperienza, perché io non è che ho avuto una vita rosa e fiori, ho sofferto anch'io, ma non per questo me la vado a prendere con gli altri. Cioè, No, e quindi se io ho un progetto che ho idealizzato, e con tantissimo amore, poi arriva una persona che me lo vuole distruggere perché nella sua testa c'ha una perversione diabolica, per me stanno fuori. hai detto parole sante, hai detto Io parole. so quello che io sto parlando in base a quello che io ho vissuto, perché io sono certa che ho sofferto sulla mia pelle e quindi io intorno a me non voglio nessuno che mi deve calpestare o mi deve umiliare perché nella sua testa c'è malattia e si deve andare a curare. No, non lo permetto più a nessuno. Una volta forse io mi sentivo in colpa, mi facevano sentire sempre sbagliato, mi sentivo in colpa. Oh, ma mettiti le scarpe come le ho messe io e fai il percorso della mia vita e poi mi vieni un attimino a ostacolare la mia vita. Non lo permetto più a nessuno. Sono Giusto. cambiata. Ma sono le persone che mi hanno fatto cambiare e sulla salute, sui diritti della salute, io sono la prima a, mi dicono che sono una marescialla, ma oltre più di una marescialla, perché io, dovunque sia, Sai non permetto a nessuno di fare del male agli altri. che Brunella, sai che si possono che come si permettono di dire su di me che io che ho troppo un carattere che non mi faccio passare la mosca sul naso dicono Mai detto. tu ti afferri troppo sulla tua malattia e vuoi pietà sulla tua malattia, ma io dico ma come vi permettete, io dico no, A noi quello che pensano gli altri, sinceramente, resta una loro idea, non ce ne può fregare più di meno. Chi ci vuole essere c'è, chi non ci vuole essere non c'è, perché io sono fatto così. Solo adesso mi sto costruendo e chi ci vuole essere con me deve condividere i miei successi e le mie gioie. Però di quello che pensano gli altri, a me sicuramente, fino a quando
Io rispondo quando si tratta della mia salute, della mia persona, non me ne può fregare di meno perché tu non sai nemmeno io quello che ho passato. Per dirti, questa è la mia opinione. Quindi, quando passate quello che ho passato io, sinceramente, venite, me lo venite a dire. Pure io dico questo, pure io dico questo. E allora Ecco. ci vuole tutto da dosso. No, non devi neanche farti scivolare da dosso perché poi diventi insensibile. No, ogni persona va trattata nel modo in cui, nel modo in cui ti tratta. Tu mi manchi di rispetto e allora vai via, non sei per me, ok? Tu vuoi stare con me, vuoi collaborare, vuoi essere parte di questo progetto. Vieni, tu ti apro il cuore e l'anima, però Bravo. non mi devi fare il voltafaccia perché il voltafaccia per me è da gente proprio, Hai ma ti capito dico già. come l'hanno capito tutti. Hai capito tutto. Hai capito tutto. È così, purtroppo, è così. Io ti parlo per esperienza personale, non solo la tua esperienza, non la conosco, ma Apposta, è capitato sulla mia pelle, è capitato sulla mia pelle in questo ok, progetto. vabbè, ma non ti preoccupare perché ogni cosa, come si dice, i successi si vedono con il tempo, quello che dice la gente non ci interessa. Noi ci inter il tempo ci darà i migliori risultati, perché con la Bravissimo. bocca le persone possono dire quello che vogliono, è il tempo che dà i risultati. Quindi Giusto. a noi stiamo bene adesso. Sì. Stiamo bene. Ecco, questo è l'importante. Io quando si tratta di persone che vogliono deridere sulla salute o su qualcosa, sulla patologia o perché ho seguito parecchi casi di bullismo, di violenze, e allora io ne sto cotta, mi sono sempre affacciata da parte delle persone più deboli, mi sono fatta forte, ho messo il mio dolore in tasca e non permetto a nessuno di pestare agli altri senza motivo, non lo permetterò mai. Niente, parlando di questo, diamo forza a tutti quanti di reagire, di farsi forza. Brunella, posso fare un saluto? Vorrei Sì. salutare. Vorrei salutare. Prima dei saluti c'è qualcuno che è venuto a salutare a te. Ti Ok. vuole così bene che ha detto: io vengo a salutare. Andiamo a farla entrare perché lui sta da quando abbiamo cominciato la diretta, sta ascoltando. Lo facciamo entrare, che dici? Sì, fallo entrare. Avanti! Ciao Marco! Chi è? Ciao! Toni Sono tornato! Palma, buonasera Toni. Ciao! Ciao carissimo, buonasera! Avevo saputo di Brunella che mi aveva detto che eri suo ospite, visto che io Sì. faccio parte del progetto di Brunella, mi ha fatto piacere in qualità Antonio. del discorso di cinema che facevamo, Sì. salutarti. Ecco. Tutto bene? Mi fa piacere che sei entrato, mi fa molto piacere, Antonio. Ti devo salutare perché sei un bravo ragazzo, insomma, hai questa tua, però non dar retta a nessuno, vai per la tua strada avanti, come ha Bravo. detto pure Brunella, e poi i Giusto. tuoi amici poi li vedrai col tempo, Bravo. chi ti sta vicino poi te ne accorgerai, chi si allontana vuol dire che allora non è un amico, insomma. È vero, è vero. Bravo. Bravo Tony, bravo, brava. I migliori amici non ti lasciano mai, sono sempre accanto a te a sostenerti, ricordo. E poi non ti devi mai appoggiare a nessuno, perché se ti appoggi, ti fai forza con gli altri, si scostano queste persone e tu cadi. Devi avere sempre la forza e l'autostima dentro di te. Quando hai avuto quello, via, conquisterai il mondo. Vero Tony? Eh sì, vedi, lui ha fatto questo progetto del film, poi mi ha inserito, ha avuto piacere, mi ha conosciuto tramite altre persone, poi insomma, probabilmente avrà avuto anche una fiducia in me, una simpatia e mi ha continuato a chiedere di poter partecipare a questo progetto. Io ho detto, Marco, se non sono a volte impegnato in cose così, sono sempre disponibile a venire a girare delle cose con te, quindi mi fa piacere partecipare al suo progetto. Grazie, Insomma. Anto. È Grazie, una Don. bella storia, ma più che storia, è una vita sua. E quindi partecipare con lui è Oh, bellissimo. sì, perché a volte queste cose sociali, insomma, sono importanti, quindi ho piacere che lui vada avanti e che non ci sono questi
queste persone un po' meschine, un po' approfittanti, che ne approfittano poi per prendere loro soltanto insomma, la popolarità e la pubblicità ai danni appunto di Marco. Insomma, no, non è giusto questo, quindi perciò. Bravo, giusto. E certo, andiamo a salutare le persone che ci seguono, Marco, perché ci sono un bel po' di persone che ti salutano. Sì. Margi Serena, buonasera. Lino Franzese, Raffaele Donofrio, Angela Muscatelli, Toni di Terlizzo dal Brasile, che dice: bello questo programma, un progetto fantastico. Brava Brunella, saluti da Toni di Terlizio da San Paolo, Brasile, a tutti di Napoli e tutti che sono stati a vedere il programma. Vi saluto a tutti. Quindi questo programma sarà visualizzato anche in Brasile, grazie a Toni di Terlizio che fa parte del progetto. Bravo, bravo, visto, E se bravo. qualcuno vuole conoscere Toni dal Brasile, che è musica degli anni 60, può dire: io voglio conoscere Toni del Brasile, lo inviteremo in diretta, perché lui vuole conoscere molte persone italiane. Se voi siete a disposizione. Vai a specificare, qualcuno può pensare che mi stai facendo pubblicità a me, Tony, che mi stai trovando qualche compagna. Chi vuole conoscere Tony? Qualcuno diceva, ma Toni di guarda, Terlizzo, ma quanto sei in ciao, ma no. Vabbè, che giusto, simpatico, Marco, che Toni. Allora, stiamo parlando di Toni di Terlizzo, cantante e presentatore del Brasile, che praticamente lui vuole conoscere tante persone in Italia e vuole venire in Italia, vuole venire a lavorare pure in Italia. Quindi, Toni, Marco, cerchiamo un attimino di fare di tutto per farlo venire, ecco. va bene, va bene. Lino Franzese, Sì. Angela Muscatelli e niente, che vi fanno i complimenti a tutti quanti. Allora, saluto Angela, saluto l'amico Lino Francese, che lo voglio bene, saluto Angela, saluto a tutti, a Giuseppe e il mio cameraman che ha fatto queste immagini del mio cortometraggio, Vincenzo Simeone, un bacione, Giuseppe Cacera, a tutti voi. Va benissimo, veramente tutti, e io li saluto pure io perché io ho preso a cuore questo progetto di Marco. Quindi a tutti voi che partecipate, veramente io vi invito a venire nel programma con Marco, con Toni, che la rubrica del cinema oramai è di Toni, ma come di Toni può essere anche la vostra, presentandoci sempre dei nuovi talenti, delle nuove persone che li presentiamo a sua volta anche in radio e in altre emittenti, ecco. Quindi siete tutti invitati a partecipare. Dicevo prima della diretta che è possibile che questa diretta venga trasmessa anche in diretta radiofonica del Nord. Voi siete sempre d'accordo, giusto, a farla Benissimo. girare? È meglio sempre che più È amici si benissimo. meglio è, capito? È chiaro. Ecco, perché noi collaboriamo anche con Stazione Universo, è una emittente radiofonica di Firenze. Quindi ben venga. E a proposito di Firenze, Toscana, salutiamo lo sponsor Ristorante Pizzeria 1428 che si trova a Marina di Grosseto, che è praticamente sul mare. Se vi trovate da quelle parti, passate per mangiare una buona pizza, per stare veramente in buona, passare una bella serata e mangiando di gusto. Quindi salutiamo anche coloro che ci seguono da Marina di Grosseto e chi si trova nei pressi, andateci perché oltre a stare al mare bene, si mangia pure buone. Ma buono, dica a Napoli. Ti piace mangiare a te, hai capito? Perciò ti si Ma mangia io sono di bene. Napoli, io sono una buona forchetta, mi piace mangiare, mi piace mangiare Vabbè, diciamo tutti i meridionali sono una buona forchetta, voglio dire in genere. bene. Ecco, vero Marco? Prima parlava, ma a voi vi piace cucinare, anche se oltre a mangiare, vi piace anche cucinare o vi piace solo a mangiare? Io non so cucinare. Ah, vabbè. Dobbiamo fare dobbiamo imparare un po' a cucinare a Marco, eh. Toni, tu sai cucinare? Sì, no, mi arrangio, so fare molte cosette, no, cose molto lavorate, però comunque non è che
che se resto da solo non mangio, se devo fare qualcosa per gli altri non lo so fare, insomma. Cose normali si sanno fare, le cose un po' macchinose invece un po' mi scocce in realtà, non perché non lo saprei fare, perché a volte non c'è neanche il tempo, però comunque Vabbè, se lo devi fare, se devi so cucinare stare proprio, in dai, non cucina, c'è so nessuno che ti cucina, allora ti metti a cucinare. stare in cucina, mi so fare sia da me ma anche per gli altri, non è che non sa so fare un piatto, sa so fare un secondo, non so, cioè, so fare molte cosette, cioè. E ci fa piacere, teniamo chi ci cucina, Marco. Va benissimo. Niente, un'altra domanda. Oltre al pallone, c'è qualche altro sport che hai praticato o che ti piacerebbe praticare, Marco? No, io solo mi piace solo la passione del pallone e basta, diciamo, solo quella, che non ho altri sport non ho altri hobby, diciamo. Ecco, stasera ci sarà la partita, l'Italia. Eh Sì, beh, è l'Italia. chiaro, no? O fra poco devo scendere, che c'è appuntamento con degli amici, tutto un programma. E tu dove la vedi, Marco? A casa? E Casa, sì, a casa. Brunello, Forza tu a casa? Italia. Forza Italia. No, io più tardi pure io devo scendere, devo andare a fare il tipo. Pure io sono con degli amici vicino a un bar, così ci riuniamo là, insomma, un po' tutti quanti. So. Ecco qua, vittoria assicurata perché l'Italia, l'Italia. È difficile, comunque speriamo. Ecco, niente, io vi ringrazio entrambi di aver partecipato, abbiamo portato un po' di armonia, di messaggi, abbiamo raccontato un po' di vita veramente vissuta e con un messaggio che non bisogna mai, mai, mai abbattersi, qualunque cosa sia, dobbiamo sempre andare avanti e non farci ostacolare da niente. E da nessuno, portando sempre il nostro sorriso. Vero, L'ultima Marco? cosa, rinnova a tutti i tuoi amici che mi devono seguire, che a breve uscirò su Rai 1 e racconterò tutta la storia su Allora, Rai 1. Bravo, 1. bravo, bravo Marco, bravo. Tony, quando ci sarà questo evento, me lo farai sapere in modo tale che Sì, faremo va bene. un'altra diretta. Marco, quando sei su Rai 1, però dai un saluto, insomma, alla cara Brunella. E Sì, è dai un no. saluto se merito anche, dice, fra gli attori che io ho, c'è anche un bravo attore, Tony Palma. Sai piacere, no? Non perché. Bene, volentieri, volentieri. Ok. Non perdi mai l'occasione No, per rare. ho detto prima Brunella, però, ho detto saluto almeno a Brunella. Se Quello che è non proprio perché, posto. non perché io su Rai non ci sono mai stato, però, sai, lui fa un'intervista molto particolare. Ed è bello che escono fuori pure altri nomi di altri suoi amici che stanno con dei progetti come il tuo, Brunella, che è un progetto importante. E poi se lui ritiene opportuno, ma credo che lui lo sa, è sensibile, Marco. Sì, sono Allora, molto sensibile, sì, è vero, è vero. potrebbe fare un saluto a qualche amico che lui ritiene che sia veramente un amico. Bravo, bravo, sì. Benissimo, noi saremo sempre a condividere tutte le vostre emozioni, i vostri eventi, purché ci mandate un messaggio e ci tenete partecipi. Per noi è sempre casa mia e casa vostra. Oggi è pure Marco. Marco, benvenuto pure a te a casa mia. Salutiamo Giovanna Liberta, ecco che saluta tutti quanti, quindi se ne è aggiunta ancora un'altra. Vi raccomando, lasciate il like alla pagina Brunella Smile Forever, solo per Esatto. rimanere sempre informati sulle dirette, sui messaggi di benessere che noi diamo e per conoscere sempre questi nuovi talenti che un giorno ci conosceremo tutti da vicino e lì proprio sarà una gioia forever. Ok? Va Io vi bene. lascio, vi saluto, Ciao. grazie Marco per aver accettato l'invito. Tony, grazie a te Ciao sempre per la Brunella. Ciao Marco, partecipazione. ciao. Tony, ciao, buona serata.
Buona serata a tutti, siete sempre benvenuti e tutti coloro che vogliono partecipare alle dirette con Brunella Smile Forever, siete tutti invitati a lasciare un messaggio praticamente al mio indirizzo email lady76@live.it oppure in posta privata alla pagina Brunella Smile Forever. Vi lascio a tutti, buona serata e andiamo con la sigla e poi un breve video dove sarà veramente trasmesso il video di Marco Zollo. Ecco, andiamo, un bacio, buona serata e Forza Italia. Ciao! Questa è la storia di Marco, una storia complicata, difficile, ma piena di forza e di speranza, una lotta continua contro il tempo e le avversità che alle volte la vita riserva, un'esperienza quasi impossibile da credere, ma che siamo sicuri riuscirà a lasciare il sorriso anche alle persone più scettiche. Il pallone è diventato il mio migliore amico, a riempire le mie giornate più tristi della mia vita. E sono diventato un mago del pallone. La vita mi ha giocato brutto scherzo, fino dalla nascita. Ero un bambino normale, ma qualcosa non quadrava. I medici dissero che stavo bene, ero un bambino sano. Mio padre mi portava sempre in ospedale, ma i medici dicevano che tutto si sarebbe risolto, tutto da solo. Ma qualcosa non quadrava, perché non riuscivo a bere il latte, stavo male, ero pallido di faccia, di viso, non riuscivo a urinare, la cosa più grave che non riuscivo a urinare. A 12 anni finalmente si scoprì che avevo un problema ai reni, puntualità pari a zero, il cuore molto accelerato. I medici dissero a mio padre che ero vivo per miracolo. Tutto questo mi ha portato tantissimi scompensi. Avevo dei ritardi a scrivere e a leggere. Infatti a scuola avevo la professoressa di sostegno. Poi i medici hanno confermato che il mio stato cerebrale era andato. Per causa dei reni che non funzionavano e per questo vedevo delle visioni, delle immagini strane, immagini strane e spesso vedevo un pallone rosso che palleggiava, invisibile. I miei compagni di classe mi prendevano per matto, ma come? Faceva darci torto, ma stavo fuori di me. Iniziò così una lunga dialisi, un vero e proprio incubo. Ogni giorno Marco doveva sottoporsi a visite e cure ospedaliere sempre più stressanti per poter depurare il sangue. Mio padre, la figura più importante della mia vita, forte, coraggiosa. Amava la famiglia, i suoi figli, i suoi principi. Quando saliva sui palcoscenici, era un artista, vedevo una luce nei suoi occhi che trasmetteva la sua passione. Era un pugile noto, irpino, famoso, forte, che non aveva paura di niente. Anche lui aveva i suoi difetti, ma chi non ce l'aveva? Mia madre era più debole. Vedeva suo figlio soffrire, ma non poteva fare nulla. Mio fratello, più grande, aveva capito la situazione. Mia sorella se n'era trascurata, vedendo tutte le attenzioni che venivano su di me. A 13 anni fu chiamato per subire il trapianto del rene, la sua vittoria. Come un miracolo, il suo corpo ha avuto cambiamenti immediati. Tutto andava come avrebbe dovuto essere. Finalmente, cresceva come un ragazzo di 13 anni, che aveva l'aspetto di un tredicenne. Riusciva ad apprendere come non era mai accaduto prima. La sua mente era aperta a ricevere nuovi input. Un Marco nuovo, ecco. Ma la sua felicità durò ben poco. All'età di 18 anni,
Suo padre è venuto a mancare, lui che era il suo pilastro, il suo punto di riferimento, la sua forza, non c'era più. Gli è successa una cosa molto particolare. Ha visto l'anima di suo padre staccarsi dal corpo. Gli diceva di stare tranquillo perché sarebbe stato sempre con lui, come se fossero stati un'unica persona. Tra le lacrime, ha visto un angelo prenderlo per mano e andare via. Dopo una settimana l'ha sognato. Gli diceva che avrebbe continuato ad aiutarlo nonostante tutto, ma il dolore per la sua scomparsa l'ha fatto cadere in una forte depressione e questo ha influito sul suo corpo. Non riusciva più ad urinare, stava troppo male. È stato ricoverato in ospedale, ci è rimasto per 4 mesi. Cibato con flebo, aiutato ad urinare con un catetere. Anche i medici lo dicevano. Si stava uccidendo con le sue stesse mani. Ed era vero, perché la vita senza suo padre non aveva più senso.